Ciao amici e amiche del segno solare o lunare dei gemelli, benvenuti su Exoteric World. Io sono Angela e questo è l'oroscopo lunare motivazionale dal 16 novembre al 1 dicembre, dove troveremo la luna nuova in Sagittario. Prima di iniziare vi ricordo che queste sono energie generali che vi consiglio di integrare con il vostro ascendente, ma soprattutto col vostro segno lunare. Se cliccate in alto a destra potete vedere le recensioni dei mazzi usati per la lettura e in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate i link per contattarmi e per prenotare un consulto, e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Adesso possiamo andare ad accendere la nostra luna e vedere che cosa vogliono dirvi i vostri oracoli. Ricordo sempre che questa lettura ha lo scopo di aiutare a capire e comprendere meglio che cosa sta accadendo nella propria vita, di andare ad intercettare se le vostre intuizioni sono corrette, di ottenere dei suggerimenti per comprendere come andare avanti nel vostro percorso di evoluzione e di crescita, e ovviamente anche di trovare quelle indicazioni per realizzare i vostri obiettivi e i vostri desideri. Trattandosi di luna nuova, in questo caso in Sagittario, a livello astrologico vediamo che cosa ci porta. In questo periodo ci saranno nuove informazioni abbastanza importanti, idee per migliorare, nuove opportunità per cambiare qualcosa della nostra vita e per il futuro, e anche soprattutto per crescere a livello personale e professionale. Momento adatto per orientarsi correttamente, quindi trovare la giusta direzione, essere audaci, andare avanti. In questo periodo sono favoriti i viaggi, l'apprendimento, la comunicazione, quindi ascoltare l'intuito, l'ispirazione, lasciarsi coinvolgere da questa bella energia per fare nuove scoperte, per procedere all'avventura. Di contro ci potremmo sentire energeticamente deboli, un po' stanchi. Questo può essere causato dalla frenesia, dalla fretta, dal fare sempre per forza qualcosa. Anche c'è il rischio eccessivo di idealizzazione di un progetto, di una persona, di perdersi nelle illusioni, può aumentare l'emotività e anche il senso di giustizia, quindi per forza fare qualcosa o aiutare qualcuno ad ogni costo. E adesso vediamo che cosa vogliono dirvi come prima carta che va a rintracciare il vostro momento presente, per capire se anche siete in linea con il vostro percorso, se c'è da fare subito qualche correzione. In questo caso abbiamo il suggerimento medita e contempla della luna nuova in Pesci. Medita e contempla in pratica è proprio perché si sta preparando un nuovo inizio, soprattutto in una nuova fase, in una fase, scusate, di instabilità. Forse vi sentite confusi o delusi in genere, oppure riguardo a una certa situazione in un ambito della vostra vita. Quindi ecco perché salta fuori il suggerimento di lasciarsi guidare dai propri sentimenti, dalle proprie emozioni, dall'intuito, assolutamente sì. Magari affrontare una volta per tutte le proprie paure, quelle che bloccano, quelle che frenano, e soprattutto ha anche a che fare, lo dicevamo prima, con un eccesso di energia, nel senso di evitare le illusioni e gli inganni, e quindi trovare subito una soluzione, quindi portarsi verso questo nuovo inizio e quindi incominciare a gestire questa fase di instabilità e di confusione, proprio per capire e comprendere meglio come procedere. Un'altra carta, diciamo, importante, che insomma parla delle energie in azione intorno a noi, a sottolineare un po' quello che è stato già anticipato, quindi forse proprio come messaggio principale nella vostra lettura, e magari vedremo in corso le altre carte, è quello: super messaggio, nuovo inizio. Luna nuova, quindi momento favorevole e adatto a incentivare, a pensare concretamente a questo nuovo inizio,
può riguardare qualcosa di strettamente personale, magari appunto un ambito della vostra vita. È il caso proprio di o ricominciare da capo in qualche circostanza oppure anche cercare di dimenticare il passato. Lo dico tra virgolette dimenticare perché a volte può essere veramente difficile dimenticarlo, quantomeno superarlo, andare oltre, quindi non rimanere a rimuginare, a pensare, a ripensare che cosa sarebbe stato, che cosa potevo fare, che cosa, eccetera, eccetera, ma invece di andare oltre, ritrovare l'entusiasmo, credere nella manifestazione. E quindi lasciare andare magari una situazione o una persona tossica, un qualcosa che appunto se non si è sistemata, se non si è risolta precedentemente, è inutile aspettare oppure cercare di poter fare ancora qualcosa. Alcune carte appunto arrivano ad essere forse un po' cattivelle a volte, però meglio magari un'amara verità piuttosto che continuare a stare a pensare che una cosa si possa risolvere o anche qualcosa in una relazione. Quindi cercate di riflettere attentamente su quello che state passando e vivendo e quindi anche tramite il suggerimento delle carte capire e intercettare che cosa si potrebbe fare. E in questo caso un ulteriore suggerimento arriva proprio dalla luna piena in acquario. Questa carta parla di tirare fuori chi siete, di mostrare il vostro valore, di essere voi stessi. Probabilmente c'è bisogno di staccarsi per un po' da una situazione o da una persona. A volte non staccarsi proprio letteralmente, fisicamente, però magari emotivamente, magari mettersi un po' in pausa, proprio per far sì che questo allontanamento e questa distanza possa favorire una lucidità, un pensiero, cioè più giusto e adatto a quello che state vivendo, perché quando ci si è troppo coinvolti in una situazione è difficile, avere chiarezza e quindi il distacco in questo caso può aiutare. Adesso vediamo ulteriori suggerimenti. Troviamo qui la carta, l'accordo, carta molto particolare che effettivamente parla di opportunità. È vero di fare un accordo, opportunità di trovare un compromesso, di trovare un equilibrio. Questo è molto adatto soprattutto nelle relazioni, non solo personale ma anche a livello professionale, soprattutto quando non si va d'accordo e allora è necessario trovare questo punto di incontro. Magari si può, ecco, cogliere l'occasione per valutare una proposta in arrivo. E questo può essere anche riguardo proprio se state cercando lavoro, se volete fare un investimento. Quindi, momento giusto proprio per decidere per il vostro bene e mettere finalmente le carte in tavola, analizzare tutto, osservare ogni dettaglio, perché per impegnarsi in qualcosa o nei confronti di qualcuno, comunque meglio valutare i pro e i contro e valutare anche le possibili conseguenze. Quindi molto importante vedere, osservare le motivazioni e le intenzioni che devono essere totalmente, totalmente chiare in voi e chi è coinvolto. Poi vediamo, effettivamente questo può parlare anche, come vi dicevo, la firma di un contratto o un qualcosa che è delineato, qualcosa di più pratico, possibili investimenti, bella notizia anche per chi è in cerca di lavoro. Vediamo l'assetto del territorio, questa carta che parla di saggezza. Saggezza in senso di fidarvi del vostro intuito, della vostra saggezza, della vostra esperienza, forse su alcune cose per comprenderle meglio bisogna tornare un po' alle origini, quindi perché nel momento attuale potrebbe esserci un senso di smarrimento e di confusione, l'abbiamo visto nel corso della vostra lettura, che non vi fa capire e comprendere meglio. Quindi già abbiamo trovato l'indicazione di un distacco fisico o emotivo, però
per riflettere meglio e capire, e questa carta sottolinea proprio il fatto di andare alle origini, di prestare attenzione a quello che è stato, da dove proviene una situazione, prestare attenzione anche ai segni intorno a voi e quindi di non fidarsi ciecamente di cose che possono essere un po' troppo belle, positive o anche di alcuni consigli. Dovete ascoltare voi, le vostre intuizioni, quelle sì che sono invece giuste. E poi la tempesta perfetta, sì, è vero che purtroppo parla di una situazione che potrebbe essere complessa, ma qualcosa che state vivendo, che è difficile o dolorosa, arriva proprio per sconvolgere un po' la vostra vita e prepararvi ad un cambiamento inevitabile, passaggio verso un qualcosa di molto più positivo e più giusto, adatto e costruttivo per la vostra vita e per il vostro futuro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!